Ciao amici, venite con me in questa giornata in cui le temperature si sono abbassate a fare un giretto per la Carnia. Come vedete sono ben coperto. I giorni scorsi ha piovuto e le temperature si sono abbassate. Prima stavo transitando sul ponte di Caneva di Tolmezzo. Ora entro ad Invillino, frazione del comune di Villa Santina. Attraversata la zona industriale del comune, mi ritrovo sul ponte della strada statale 52 che sovrasta il torrente Degano in direzione di Esemondi Sotto. Quindi sono passato per Quinis accanto al caratteristico campanile pendente. Ora sto entrando nel comune di Enemonzo. A breve svolterò a destra. Dopo essere passato accanto alla chiesetta dedicata alla Beata Vergine della Consolazione alla mia sinistra e dal palazzo del municipio alla mia destra, quel palazzo con tante finestre, ho proseguito in direzione Colza. Dopo aver percorso qualche borgo di Enemonzo, comincia la salita. Si supera il 10% di pendenza. Avevo voglia di fare fatica e ne ho fatta, anche perché ieri ho fatto potenziamento gambe in palestra. Ma basta alzarsi sui pedali che tutto passa. La strada scorre lenta, sembra non finire mai. L'aria è pungente, ma ancora un paio di tornanti e presto scollinerò a Colza. Qui incontro una cavalletta ferma in mezzo alla strada. Non voglio che venga presa sotto da qualcuno, quindi la sposto sul prato e riparto. Ancora un po' di salita e poi ci sarà una discesa abbastanza veloce che mi porterà a Raveo. Mi astengo dal commentare il pessimo tratto di strada in discesa e proseguo per la mia meta. Eccoci giunti a Raveo. Dopo aver attraversato il paese, proseguo in direzione Muina. Le condizioni del fondo stradale rendono pericoloso pedalare in questo tratto, quindi presto la massima attenzione. Dopo qualche saliscendi, mi ritrovo ad attraversare il ponte di Muina e torno indietro per la strada regionale 355 in direzione di Villa Santina. La strada è percorsa da troppe macchine e camion che corrono un po' troppo per i miei gusti e così decido di svoltare a destra per la pista ciclabile FVG 8A. Se ti interessa conoscere questo tratto di ciclabile immerso nella natura, ci ho fatto un video, ti lascio il link in descrizione. Al termine della ciclovia sbuco a Villa Santina, ma non sono ancora stanco. Giro a destra in direzione Raveo sulla strada provinciale 35 e passo sull'altro ponte che scavalca il torrente Degano.
giro quindi a sinistra per Esemondi Sotto. Quindi, transitando nuovamente per il ponte che mi aveva portato ad Enemonzo, ma che prima avevo percorso in direzione inversa, giungo a Villa Santina e lì termino il mio giro. Grazie per avermi seguito in questi chilometri. Ti invito a seguirmi anche su Instagram. Cerca magic-lucoral e mi troverai. Caneva, Invillino, Esemon, Enemonzo, Colza, Raveo, Muina e Villa Santina, Lucoral è stato qui. Un saluto sui pedali da Lucoral.